Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi voglio condividere le 15 app o estensioni del browser che mi sono state più utili negli ultimi anni per incrementare il mio livello di produttività e concentrazione durante il giorno. Perché mai dovremmo considerare queste soluzioni? Beh, molto semplice, ci fanno risparmiare un sacco di tempo. E questo è un esempio molto semplice di come la tecnologia ci può migliorare la vita invece che peggiorarcela, semplicemente ridandoci indietro del tempo che potremo poi passare sulle nostre attività e i nostri hobby preferiti. Partiamo con la lista. App numero 1 si chiama Alfred. Se già hai utilizzato Spotlight, vale a dire la barra del Mac che ti consente di trovare applicazioni e documenti all'interno del tuo computer, probabilmente saprai di cosa sto parlando. Alfred è come Spotlight, ma esponenzialmente più efficace e più potente. La sua applicazione più normale è quella di trovare dei file, delle applicazioni, delle informazioni che hai sparse nel tuo computer e non sai dove siano, ma ti consente automaticamente di andare a cercare delle informazioni all'interno dei siti principali, quali google.com, Amazon, Wikipedia e quant'altro, direttamente senza passare per il browser. Quindi attraverso una combinazione di tasti, Alt più Space, nel caso in cui tu stia utilizzando un Mac, ti consente di cercare immediatamente le informazioni importanti per te e ti rimanda al risultato di ricerca senza passare per il browser. Quindi se stai portando a termine un'attività e ti serve trovare un'informazione al volo, questo strumento ti aiuta a dimezzare i tempi necessari a trovarla. Puoi personalizzarlo in termini di funzionalità o di colore, puoi fare una serie di varie attività, ma questa è la sua applicazione più semplice e immediata. Il secondo tool si chiama BeFocused, è una estensione del browser che puoi implementare in pochi clic e aggiungerla al tuo Google Chrome, per esempio, se stai utilizzando questo browser, che ti consente di attivare un timer di 25 minuti applicando quindi la tecnica del pomodoro, di cui abbiamo già parlato in altri video, ma che in sostanza consiste nel dividere il tuo carico di lavoro in blocchi da 25 minuti intervallate da 5 minuti di pausa. Questa app ti rende estremamente semplice questo processo e con una combinazione di tasti puoi inserire il nome dell'attività che comincerai a fare e far partire il timer in pochissimi secondi. Una cosa fondamentale che a me per qualche motivo è utilissima è che puoi attivare anche il suono del passare dei secondi, del ticchettio dell'orologio, e questo per qualche motivo mi aiuta a concentrarmi e a focalizzarmi molto di più. Dacci un'occhiata, provalo e fammi sapere se è efficace. Terza applicazione si chiama Brain FM, di cui abbiamo già parlato precedentemente. Ti consente di aumentare il tuo livello di concentrazione ascoltando la tua musica preferita. Puoi selezionare diverse tracce di musica, ognuna di esse ha una funzionalità diversa. Fa leva sui cosiddetti binaural beats, vale a dire dei suoni binaurali, credo che questa sia la traduzione italiana, e sostanzialmente sono dei suoni aventi dei toni e delle frequenze diverse nelle due orecchie. Questa asimmetria favorisce la produzione di determinate onde cerebrali che hanno scopi diversi, per esempio il rilassamento, la diminuzione dello stress o l'aumento del focus e della concentrazione. Dacci un'occhiata e provalo e fammi sapere se ti aiuta a concentrarti di più. Nel mio caso è stato estremamente efficace. Quarta applicazione si chiama Work Kona. È una specie di lavagna all'interno della quale puoi organizzare i tuoi spazi di lavoro. In pratica, in soldoni, ti consente di raccogliere all'interno dello stesso spazio di lavoro, una specie di lavagna dedicata, tutti i link dedicati ad un progetto specifico. Quando lavori su un progetto, potresti avere vari tab del browser aperti, per esempio il tuo tool di project management, la tua lavagna di Trello, il tuo Google Doc, link a vari documenti, una serie infinita di tab differenti, che però fanno parte di uno stesso progetto. Ecco, Workona ti facilita in questo senso, ti aiuta a organizzare in spazi di lavoro dedicati tutti i file, applicazioni e tab del browser riferiti ad una stessa attività, e in questo modo ti consente anche di condividerla col tuo team e con i tuoi collaboratori, in modo tale che tutti quanti abbiano tutte le risorse necessarie a portare a termine il lavoro riferito ad uno stesso cliente, progetto o attività specifica. Quinta app si chiama Newsfeed Eradicator e quello che fa è sostanzialmente eliminare i feed dai tuoi social. È uno strumento molto semplice che ti aiuta ad evitare completamente le distrazioni, soprattutto quando al lavoro devi lavorare coi social e quindi
quindi in qualche modo dovrai aprire il tuo Instagram, il tuo Facebook e quant'altro. Questo strumento ti aiuta ad utilizzare il social di riferimento senza però perderti all'interno del feed, senza dargli modo in sostanza di catturare la tua attenzione con quella foto o quel video particolare. Il beneficio principale che ne otterrai è evitare le distrazioni e portare a termine le attività molto più in fretta, senza procrastinare. Quando vorrai prenderti una pausa e dare un'occhiata ai tuoi social, potrai farlo per esempio sul cellulare, ma in maniera separata, ma isolando quell'attività e considerandola come un break, non come una interruzione. Altra applicazione utilissima per prendere note, organizzare i tuoi file, organizzare il tuo lavoro, organizzare il tuo calendario, si chiama Notion, probabilmente l'avrai già sentita. Esiste un altro strumento, probabilmente un po' meno famoso, che si chiama Microsoft Loop e ti consente di fare più o meno le stesse cose. Sono applicazioni utilissime quando devi organizzare idee, organizzare delle note e soprattutto anche per importare delle informazioni, delle note e delle immagini che prendi dal browser o dai siti in cui navighi, e puoi anche potenzialmente importare delle note dai libri digitali che leggi, per esempio su Kindle. Insomma, un'app che non ha bisogno di presentazioni. Dacci un'occhiata, è il mio strumento preferito per prendere note ad oggi. Sono passato da Evernote, che ho utilizzato per anni ed anni, a Notion in un secondo, semplicemente perché è molto più flessibile e attraverso il suo sistema a blocchi ti consente di organizzare le informazioni e pianificarle in una maniera totalmente flessibile, dandoti la possibilità di visualizzarle in diversi formati, per esempio in formato lista, in formato calendario, in formato card e molti altri. Inoltre ti consente di embeddare, quindi includere all'interno della nota stessa, alcuni media come immagini ma anche video che possono essere guardati direttamente all'interno dell'applicazione senza uscire al di fuori. Inoltre ti consente di implementare ed allegare altri file come per esempio i file PDF, e ancora potrai convertire le tue note in vere e proprie pagine web condivisibili poi con altre persone. Ci sono addirittura persone che costruiscono il proprio sito attraverso Notion, tanto per farti capire quanto sia flessibile come tool. I siti costruiti su Notion poi possono essere customizzati e personalizzati attraverso strumenti terzi, come per esempio Potion.so, ma questa è un'altra storia. Altra app e strumento utilissimo: Audioblog o Speechify. Sono delle app fantastiche che ti consentono di convertire degli articoli, delle pagine web, dei documenti in file audio. In pratica cambiano il modo in cui tu fruisci di un determinato contenuto. Supponiamo che tu non abbia tempo di leggere un lungo articolo di un blog, o magari un lungo documento, o magari ancora un'email che ti è arrivata. Puoi utilizzare questi strumenti per convertire il contenuto scritto in un contenuto audio. In pratica converte dei contenuti scritti in podcast che ti potrai ascoltare nel tuo tempo libero. Ti consiglio vivamente di scaricare queste applicazioni e darci un'occhiata, perché ti consentono di aumentare esponenzialmente la quantità di contenuti utili che puoi ascoltare nel tuo tempo libero, e soprattutto adattandoli al tuo stile di apprendimento. Supponiamo che tu non sia veloce a leggere, ma tu preferisca il formato audio. Ecco, questo strumento ti consente di assorbire dei contenuti che non avresti probabilmente letto in passato. Altri strumenti fondamentali per imparare cose nuove, migliorare o semplicemente da utilizzare nel tuo tempo libero: Audible e Kindle. Sono due app fondamentali che utilizzo da anni ed anni oramai e che hanno totalmente rivoluzionato il modo in cui assorbo contenuti e imparo cose nuove. Audible in particolare, la conoscerai già, è un'app che ti consente di ascoltare audiolibri. Hai una libreria infinita, puoi trovare praticamente qualsiasi libro che è stato mai scritto e potrai assorbirlo in formato audio, appunto. E non soltanto, recentemente sono stati aggiunti moltissimi podcast in forma di serie che possono essere quindi ascoltati su Audible in differenti episodi. Kindle è un'altra app che è collegata ovviamente al Kindle Reader, che è sostanzialmente il libro digitale, che ti consente di scaricare letteralmente a prezzi bassissimi centinaia, migliaia o potenzialmente infiniti libri. In particolare l'app sul telefono, per quanto mi riguarda, è molto più efficiente rispetto al Kindle Reader, ma questa so che è una preferenza molto personale, molto soggettiva. Il motivo per cui nomino quest'app è che ti consente di prendere in pochissimi tap delle note al volo sul tuo cellulare. Bene, siamo arrivati quasi alla fine della lista, le ultime 5 app. La prossima è Readwise, che è un'applicazione che ti consente di importare in maniera automatizzata le note, sottolineature, informazioni che hai salvato in giro o per il web oppure dai libri che hai letto in formato digitale. Un
esempio molto tipico è quello della sua integrazione con Kindle o Instapaper e le varie app per salvare e leggere articoli. Ti consente di categorizzare le informazioni all'interno di cartelle dedicate in modo tale che tu possa ritrovarle in maniera molto semplice tutte all'interno della stessa piattaforma. Inoltre l'import è totalmente automatico, cioè tu non devi fare nulla. In pratica ti ritroverai all'interno dello stesso spazio tutte le informazioni legate ad un argomento preciso, in base alle categorie e le etichette che decidi tu. Supponiamo che tu abbia letto un numero di libri in formato digitale su Kindle. Readwise ha anche una funzionalità per la quale ti verranno inviate delle email che ti ripropongono dei passaggi tratti da questi libri. A me capita molto spesso di ricevere delle email con passaggi di libri che ho letto mesi se non anni fa, ed è un modo molto intelligente di ripropormi delle idee in maniera ben strutturata che mi sarei altrimenti dimenticato. Insomma, ci sono una serie di caratteristiche che facilitano il tuo processo di cattura delle informazioni. Altra app si chiama iBreathe, la puoi scaricare sul tuo cellulare ed è un'app che ti consente di fare il cosiddetto HRV training. In pratica stimola la cosiddetta heart rate variability e l'effetto finale, in parole povere, è che ti aiuta a rilassarti. È un'app molto utile soprattutto se ti vuoi rilassare prima di andare a dormire e ti guida attraverso degli esercizi di respirazione che hanno proprio questo scopo. Ti guida attraverso un ciclo di inspirazioni ed espirazioni. Inspirazione per 5 secondi, pausa per un certo numero di secondi ed espirazione per altri 8 se non ricordo male. In pratica ti aiuta a rilassarti in maniera molto semplice ed è molto efficace soprattutto se vuoi prendere sonno più in fretta e dormire meglio. Questo non solo migliorerà la qualità del tuo sonno, ma soprattutto ti aiuterà a recuperare le energie, rendendoti quindi più produttivo o produttiva il giorno successivo. Le ultime app, Bookcision, ti consente di esportare dal tuo Kindle le note che hai preso e salvarle all'interno di un documento PDF che potrai scaricare o magari copiare ed incollare in formato testo all'interno della tua app per prendere note preferita. Questo è molto utile nel caso in cui tu voglia copiare ed incollare in maniera molto rapida le tue note in un documento separato. Penultima app si chiama Loom e ti consente di registrare in pochissimi secondi dei video a schermo condiviso attraverso i quali potrai condividere informazioni con amici, colleghi, con parte del tuo team per dare delle istruzioni su come gestire un determinato processo o semplicemente per condividere informazioni in maniera asincrona, ovvero in momenti diversi. È molto utile soprattutto all'interno di un contesto di remote working in cui persone da diverse parti del mondo lavorano ad orari completamente diversi e consente di comunicare in maniera molto efficace spiegando con più dettagli un determinato progetto, una determinata attività. L'output finale poi consiste in un video che si può condividere sotto forma di link e poi si possono scambiare dei commenti o delle note sul video stesso. Avrai anche la possibilità di guardare il video a velocità doppia se lo vorrai. E ultima app per migliorare la tua produttività si chiama Miro. In alternativa potrai utilizzare InVision. Sono delle board all'interno delle quali potrai collaborativamente gestire un progetto, gestire dei flussi, creare dei diagrammi, gestire dei meeting, applicare degli stickers, quindi delle piccole note per gestire dei meeting per esempio di retrospettiva o di pianificazione. Viene infatti utilizzato molto spesso nel mondo digitale, nel mondo delle startup e nel mondo tech. Insomma, è un tool che ti consente di disegnare flussi, processi, ma anche importare immagini e creare dei veri e propri wireframe, quindi la struttura di pagine di un sito, in maniera molto semplice in pochi secondi e soprattutto in maniera collaborativa. Si possono anche aggiungere dei commenti e delle note a tutte le board che si creano al loro interno. Te lo consiglio davvero, dacci un occhio, entrambi hanno una versione gratis e una versione a pagamento. Bene, siamo arrivati alla fine di questa lunghissima lista, spero che ti sia stata utile. Fammi sapere quali di questi strumenti tu utilizzi e soprattutto se ne hai altri da consigliarmi. Ti ricordo che se ti interessano questi argomenti come la produttività, tools, strumenti e app, ti puoi iscrivere a questo canale per ricevere le notifiche quando pubblico dei nuovi video. Ti lascerò in descrizione poi il link ad altri strumenti ed app che utilizzo nel mio quotidiano durante il mio lavoro. Spero che possano esserti utili. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!